Quello che andremo a fare su Minecraft oggi, oggi è il quarto episodio, ve lo voglio ricordare. Oggi sarà un episodio molto molto tranquillo e molto molto chill. Andremo a modificare e ingrandire la casa, poi andremo in miniera e poi ci occuperemo degli animali. Tocca fare accoppiare proprio duro, ma proprio duro, gli animali lo devono quadruplicarsi in una maniera devastante. Quindi questo è quello che andremo a fare oggi, sarà una live molto molto chill dove builderemo molto, modificheremo molto, ingrandiremo. E vabbè, la madonna, cioè... Ci sta pure mio zio là fuori. Piccolo recap. Buongiorno intanto, Don Gino, Ciupapi Mugnagno. Allora, questa è la sala che abbiamo fatto nello scorso episodio, quindi ieri. Per YouTube sarà qualche giorno fa, su Twitch ieri. Andiamo a accoppiare malamente i polli. Già li vediamo in una posizione, diciamo, più o meno corretta. Sì, ok, posso confermare. Mi dissocio ovviamente WWF che guardi questo contenuto. Ah, vi spiego la mia idea di quello che voglio fare oggi. Voglio allargare casa perché è troppo semplice. Cioè, devo fare un qualcosa di ancora più complesso. Di conseguenza, ho zero idea. E questo è un problema. Ora, qualcosa in mente mi verrà. Ho un'idea, ma non so se effettivamente potrebbe potenzialmente funzionare. Non lo so. L'idea qual è? Allora, intanto, sotto volevo farci qualcosa. Nel senso che magari qua sotto, anche una stanza tipo più piccola rispetto al perimetro, alla base della casa, mi piacerebbe farcela. E fare tipo un magazzino. Ora, o il magazzino lo faccio sotto casa, e per magazzino intendo proprio magazzino, proprio pieno di casse, tutto fatto bene. Oppure fare un magazzino tipo di fronte alla casa, con una struttura proprio tutta sua. L'unica cosa di quest'ultima opzione è che ogni volta però per andare a farmare o prendere qualcosa devo andare sempre nella casa e poi prendere le robe. Però diciamo che a livello di mondo, come si completa e tutto, viene molto più carino perché comunque vado a riempire un po' la zona, no? Perché comunque io voglio imparare anche a costruire qualcosa in più. Tipo che ne so, qua, tipo questa zona di qua, faccio un bel magazzino grande collegato tipo con un ponte alla mia casa dal balcone. Cioè tipo questo balcone, c'è il ponte che collega al magazzino, esempio. Poi anche una porta frontale. Oppure semplicemente sotto casa. Devo pensare a questa cosa. Di certo, una cosa che mi serve è il legno. Allora, anche la stalla la vorrei tipo alzare. Però per il momento, per renderla comunque funzionale, va bene così. Per il mio compleanno faremo una bella maratona, ragazzi. Ci saranno diversi giochi, ci saranno. Vabbè, ovviamente, MC e Warzone, standard. Potremmo metterci in mezzo anche un po' di GTA Roleplay, col poliziotto. Poi, l'altra cosa che vorrei fare è almeno un gioco single player tipo horror. Mi piacerebbe strutturarla più o meno così. Poi a mezzanotte tutti quanti su Discord, a spammare gli auguri nelle orecchie di tutti quanti. Un classicone, che abbiamo già fatto diverse volte. Allora, torniamo un attimo a casa che devo andare a dormicchiare perché sennò mi becco mille mostri e i phantom che mi rompono le scatole. Sì, sì, ok, va bene, bene, sì, sì, bella mira, bella mira, bella mira. Bella mira, bella mira, bella mira. Bella mira, bella mira, bella mira. Oggi in miniera useremo i cheat di Netflix. Volevo fare, sapete cosa? Le cesoie, si facevano così le cesoie. Oh, calma, ok. Salve! Tagliamo un po' le palline. Facciamo un po' di sfoltimento. Dio bellissimo! Tua madre! Tua madre! Prima di fare però la struttura, prima di fare il magazzino, vorrei rendere più bella la casa. Però sto pensando a come. Ah, intanto voglio fare un test. Ta-ra-ta-ta. Allora, io vi dico la verità, io sotto andrei a chiudere la casa. Oppure, aspetta, fermi, fermi, sto pensando a una roba. E se facessi tipo una casa a scala, cioè strana? Che ne so, tipo ora faccio un'altra struttura qua sotto, collegata a questa, e questa qua collegata a un'altra. Cioè proprio una roba tipo della Madonna, non so perché. Feci una roba del genere già in un mio server, non mi ricordo quale. Perché fare qualcosa sotto, non lo so, è strano. Ho paura che venga monotono, che lo vado a bloccare. Ho bisogno di idee. Voglio fare una cosa bella, raga. Voglio fare una cosa comunque originale, capito? Voglio fare una cosa veramente figa. Non voglio fare una cosa monotona. Cose monotone a me non piacciono. Vi faccio vedere giusto un'idea. Nulla di confermato, ovviamente. L'idea poteva essere anche di fare una stanza sotto, però non allineata perfettamente al sopra. Però un pochino più interna, capito? Per dare comunque un po' di movimento. Perché se la faccio dritta per dritta, poi diventa un matacubo. E l'idea a me non piace. Cioè voglio che comunque abbia quella parvenza di movimento. Capito quello che voglio intendere? Poi capito salire. Ma che cazzo? Dai, ma ci sono... Ma ci sei il ride? Ma che noi... No, dai, raga, no, no, no. Dai, vai giù. Quindi, di con... No, 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 no. Ma fanno male, raga? Ma sono easy. Fucking easy. E potremmo ipoteticamente pensare di farlo tutto con le vetrate.
Sapete che figata che viene fuori? Ingrandiamo la casa con Martina. Puoi aggiustarlo. Cioè, allora, ora io no, chiudo questa stanza. Cosa ci faccio in questa stanza? Facciamo tipo, o faccio tipo il magazzino qua sotto e sopra tutta la stanza tipo per cucinare, per le, con le fornaci e bla 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 bla. Potrei anche pensare di mettere tipo qua sotto invece tutta l'area di lavoro. Quindi lavorare sotto, nel chilling. Questa è la mia idea. Qua dentro ci facciamo la stanza per dormire e ci andiamo a fare la stanza dove noi ci mettiamo tutte le armature, le pozioni, le cose degli archi, le frecce. Quindi qua ci sarà una stanzina dove noi ci andremo a rifornire prima di andare in missione o a scavare, eccetera, eccetera. Quindi qua sarà proprio l'area principale con tutte le cose importanti, armature, incantesimi, pozioni. La camera da letto è sotto, invece dove noi lavoreremo costantemente. Questo è il progetto che voglio fare per la casa e delle modifiche che faremo in questo episodio. Così almeno è bello sistemato, ordinato, bello da vedere, pulito. Ci sarà anche una sorpresa. Qua nel sottoscala ci faremo un qualcosa di sotterraneo per andare a mettere la nostra cantina. Ovviamente per i vini. Ok, i vini, i prosciutti. Capito, no? Tutto calcolato nei minimi dettagli. Mi ricordo ancora quando in un server single player, in un mondo single player, avevo creato la cantina e avevo intrappolato un Enderman. A me mi c'ero anche affezionato all'Enderman. Peccato che poi è sparito. Unlucky. Unlucky veramente. Perché, allora, fare tutto vetrate, essendo un magazzino, capito? Secondo me perde un po'. Quindi io faccio proprio un filo di vetrata. Quindi poco, 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 proprio poco. Perché secondo me troppo vetrate, regà, diventa strano. Per il momento faccio così, ok? Perché gli zombie, regà, spaccano le porte in legno. Quindi sono costretta a fare le porte ormai in ferro. Tanto il ferro, veramente, ne ho tantissimo, veramente troppo. No, no, è bella così, regà. A me no, scende e salgo senza problemi, capito? È anche carina da vedere, in realtà. Il magazzino, regà, è completo. Penso che va bene. Dobbiamo andare poi ad aggiungere, per esempio, magari l'item tipo negli item frame e andare a riempire le casse. Però alla fine, comunque, è il quarto episodio che sono su Minecraft, quindi è normale che non abbiamo tante robe. Anzi. Già che abbiamo tutto questo, è una roba veramente assurda. Cioè, siamo pieni di roba. Realmente parlando, siamo pieni. Letteralmente siamo già con uno start devastante. Vi piace, raga? Provate? Come magazzino sotto casa? Così almeno abbiamo la casa più grande. Poi un'altra cosa che faremo, ovviamente, è quella di... Ma tu quanto grano? È quella di fare un ponte di qua, un balcone che porta a qualche parte. Attiviamo i cheat di Netflix e let's f***ing go, baby. È il momento, è il momento, è il momento. È il momento, signori. Cheat di Netflix in azione. Attenzione. Attenzione. Sono troppo forti. Non so cosa succede allo schermo. Aiuto. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca. Aiuto, vedono qualcosa. Ok, stabilizzato. Via il maiale. Che sono queste torce? Ah, regà, torniamo nel nostro primo dungeon. Che è ancora da esplorare, quel dungeon. Che sarebbe figo, eh. Che cos'è? Che bello! Com'è sto? Come si prende? Raga! Come lo prendo? Vieni, amore mio! Che carino! Ma ce n'è un altro! Ah! Sì, raga, un attimo. L'ho letto, diamanti, ma non me ne frega nulla del diamante. L'ho visto, raga, il diamante. Un attimo. Amore mio! No, 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 scappare, ti prego, ti giuro, non ti faccio del male. Abbiamo trovato gli axolot, quello che sia. Ma la cosa più importante è proprio qui sotto, signori. Attenzione, attenzione. Sondaggio, quanti ce ne saranno? Attenzione, signori. Così, trovano i diamanti, così. I cheat di Netflix mi hanno detto non di continuare a scavare, ma di venire qua. Un motivo c'era. Un motivo c'era. Ora vediamo se però Netflix inizia con un boost basso di diamanti o se inizia a bomba. Questo però ce l'ha fatto trovare con estrema facilità. Ok, fermi. Signori, cheat di Netflix. Attenzione, attenzione. Potrebbero essere i cheat migliori. Dovrebbero essere comunque minimo 4, il che mi va benissimo. Visto che l'ho trovato senza neanche un minimo di difficoltà. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Che dire, per il momento cheat di Netflix super approvati.
I cheat di Netflix! Proprio loro che mi dicono di andare qui, vedi? Cioè, allora, i cheat di Netflix fino adesso mi hanno fatto trovare diamanti in un modo, senza che io dovessi neanche scavare. Cioè, io cammino e li trovo, ok? Questo vi fa capire quanto questi cheat di Netflix siano pazzurdi. Io sono sicura che se la vado avanti, ce ne sono altri. Scommessa? Uno, due, tre. Onesto? Onesto? Non ci possiamo lamentare? Considerando che l'abbiamo trovati senza nemmeno dover scavare, quindi... Minchia, che palle, quanta redstone! Non ce la faccio più! Ah, aspettate, ho letto un attimo qual è il problema. Ci vuole una collaborazione tra Amazon Music e Netflix. Ecco qual è il problema. Ecco, ragazzi, qual è il problema. Un attimo che collego Amazon Music. Stiamo arrivando alla fine. Cioè, vedi? Il problema di Netflix è che mi fa trovare i diamanti senza faticare. Cioè, ho spaccato un blocco e ci sono i diamanti. Tua madre! Culo però, sti soli di... Porco... 5... Allora... Li ho trovati tutti da 5 oggi, allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quindi oggi abbiamo trovato 17, 18, 19, 20 diamanti abbiamo trovato con Netflix oggi. Oddio, sì, 20 diamanti. Non mi dire che Netflix supera Amazon Music. Vedi, Netflix, quindi abbiamo capito che ci fa trovare le cose con poca fatica all'inizio per darci il boost di hype. Poi alla fine ci fa bestemmiare per poi farci trovare la sorpresa. No, Netflix è un bastardo. Ha voluto pareggiare con Amazon Music. 22 precisi. Ha voluto pareggiare alla perfezione. Dovremmo esserci. Eccola. Oh, comunque dai, è carina, regà. Sta venendo fuori molto bella. Considerando che manca ancora il tetto, sta venendo fuori veramente carina, raga. A me piace un casino. Eccoci di ritorno, signori. Buonasera, Don Gino. Buonasera, Ciupapi Bugnagno. Allora, abbiamo 66 diamanti. Tanta, tanta, tanta roba, raga. Tanta roba, veramente buono. Io direi, ragazzi, che le nostre 4 orette ce le siamo fatte. Abbiamo comunque fatto un bel po' di cose oggi, perché comunque abbiamo trovato anche oggi 22 diamanti, un bel po' di minerali. Ma soprattutto abbiamo modificato la casa e ora è veramente venuta molto, molto carina, perché è molto più grande, ha molto più senso di casa. E sotto abbiamo tutto il magazzino che piano piano andremo sempre a riempire, perché tanto le casse che abbiamo sono più che sufficienti, essendo che comunque siamo in single player. L'angolo di lavoro è pure molto carino, molto chill. E direi che come cassa principale abbiamo veramente un sacco di cose, raga. Vi è piaciuto l'episodio di oggi, ragazzi?